Ok ragazzi, oggi siamo qui per parlare un pochettino di soluzioni portatili per la ricarica, per l'intrattenimento e più in particolare stiamo parlando di questo mega pannellone solare che, come potete vedere, potete lasciare sul vostro zaino. Una vera figata. Questo pannello solare portatile è della Aokei e appunto si presenta come una soluzione molto economica e al contempo anche abbastanza funzionale per ricaricare i vostri dispositivi elettronici, che siano smartphone, GoPro, power bank, insomma qualsiasi tipo di dispositivo elettronico attaccato qui si ricarica con una discreta luce nelle vostre magari passeggiate, magari nelle vostre vacanze in campeggio, eccetera eccetera eccetera. Qual è la bellezza di questo pannello? La bellezza è che riesce a dare anche con questi tre pannelli rivestiti, guardate come sono anche belli solidi, no? A usura, eccetera, riesce a generare una corrente anche abbastanza buona con condizioni di luce più scarse. Infatti mi è capitato anche in condizioni in giornate un pochettino più nuvolose, riesce comunque a caricare una GoPro senza problemi. Allora, come funziona? Abbiamo i nostri tre pannelli solari che vedete qua, li abbiamo disposti sullo zaino con moschettoni che vengono compresi e noi li possiamo andare ad agganciare sullo zaino come più preferiamo. Qui abbiamo questa taschina magica in cui troviamo queste belle due porte USB ai quali potremo attaccare qualsiasi tipo di dispositivo elettronico, e quale ad esempio mi viene in mente il mio smartphone. Andiamo ad attaccarci il mio smartphone, tac, uno, e poi ad esempio e la mettiamo qua nella sua taschina, tac, e poi ad esempio mi viene in mente un bel powerbank, che anche questo qui è un powerbank della Aokei, un modello da 16.000 mAh con luce di emergenza integrata, due uscite smart, che costa veramente poco. Vi lascio anche questo qui in descrizione. Possiede questo indicatore che qui alla luce ovviamente non si vede, comunque praticamente è verde o rosso a seconda dello stato di carica del powerbank, e secondo me la soluzione migliore per usare questo tipo di pannelli solari, per non stare sempre lì ad attaccare, staccare ogni dispositivo, cioè voglio dire, se voi dovete andare a guardare il vostro smartphone viene un po' complicato andarlo a vedere qui, e prendere uno di questi power bank e a tenerlo sempre attaccato al sole, così avrete il vostro power bank da 16.000 mAh praticamente sempre carico, e quando avrete bisogno di effettiva ricarica andrete a prenderla direttamente dalle sue porte smart, che quindi forniscono la giusta corrente per ogni dispositivo, che sia esso lo smartphone, che sia esso la GoPro. Allora, andiamo a vedere ancora due caratteristiche tecniche della potenza del sole che vi dicevo. L'output massimo di questo pannello solare è di 5 volt a 2 ampere. Ed ecco qui, siamo con due dispositivi nella tasca che si stanno ricaricando dalla luce del sole. Veramente una figata, perché non stiamo parlando di una tecnologia che costa centinaia di euro, diciamo, stiamo parlando di un pannello solare che si trova in offerta su Amazon sui circa 50 euro. Questo modello qua, che è il più potente, potete anche andarne ad acquistare di meno potenti per qualcosa in meno. Se andiamo a vedere qua, ci dice, vedete, 18% ed è in carica. Adesso sono le 11:53, andiamo a vedere se lo lasciamo un attimino a quanto arriva in pochi minuti. Ricordiamoci che è quasi mezzogiorno e vediamo. Alle 11:53 al 18%, vediamo tra 10 minuti a quanto sarà. Il test lo stiamo facendo tenendo staccato il powerbank, così tutta la potenza dei tre pannelli solari andrà a finire dentro lo smartphone. Ricordiamoci che il modo migliore per andare a posizionare questo pannello solare di per sé sarebbe quello di posizionarlo a circa 30-45 gradi verso il sole, o almeno credo, e questo mi pare di aver capito. E per farlo, questo pannello solare ha queste sorta di stabilizzatori dietro, guardate, che si staccano così. Sono sorta di cavallettini, guardate che carino. Abbiamo posizionato il nostro pannello per prendere il massimo della luce possibile. Nel mentre lo smartphone si sta caricando, e ricordiamoci che era al 18% alle 11:53.
Ho ancora una cosa da farvi vedere, sempre qui nello zaino della Hockey, sempre un pochettino improntata a quella che è la portatilità in vacanza, eccetera, eccetera. E si tratta di un speaker Bluetooth. Stiamo parlando di questo speaker Bluetooth, uno speaker portatile che non ha bisogno di alcun cavo perché appunto è Bluetooth, quindi una volta che lo andiamo ad accendere si collegherà al nostro smartphone e noi potremo andare a trasmettere musica, eccetera, eccetera. Possiamo anche ad esempio rispondere alle chiamate, che figata, quindi è dotato anche di microfono, eccetera. Allora, andiamo a vedere questo speaker che possiede qua un attacco a vite fotografica comoda per andarlo ad attaccare in giro. Dietro abbiamo il classico sportellino dove ritroviamo il jack per andarlo a collegare direttamente ai dispositivi senza passare per il Bluetooth, e poi abbiamo una porticina micro USB per la ricarica. La batteria di questo speaker è abbastanza durevole, quindi anche questo speaker qui in ottica portatilità va benissimo, e soprattutto perché è ultra leggero, pesa veramente poco, e ficcarvelo nello zaino davvero è un valore che non sentite nemmeno. Allora, e sarete pronti per andare a fare i tamarri anche in montagna, diciamo, porterete la zarria anche sui picchi delle montagne. Allora, cosa troviamo ancora su questo speaker? Abbiamo il tasto di accensione, tasto meno e tasto più, che i più scaltri di voi penseranno che si tratta di per abbassare, alzare il volume. In realtà col mio telefono OnePlus 2 praticamente mi cambia canzone, quindi questo qui in realtà per andare avanti e indietro nella playlist. E poi abbiamo un tasto, suppongo, per rispondere alle chiamate. Figo, sì. Ultima caratteristica di questo, anzi vi dico due ultime caratteristiche di questo speaker. Uno, costa veramente poco e suona abbastanza bene. Due, è fatto per resistere a urti, acqua, eccetera. Devo anche riprendere lo slow motion del volo. Ok, dai, ve lo faccio anche un attimo sentire, perché è inutile parlare di uno speaker se non sentiamo la qualità. Comunque, per capirci, più audiofili di voi sicuramente diranno sì, ok, ma a pochi alti, i bassi non sono poco definiti, però stiamo parlando di uno speaker che più o meno costa 30 euro, a volte in offerta si trova anche meno su Amazon, per cui fa un ottimo lavoro. Andiamo a fare una riproduzione a caso. Sente bene? Telefono da una parte, speaker Bluetooth dall'altra. Non dico si va a comandare perché sennò qualcuno mi uccide, e si va in montagna. Cioè, pensate che bello farvi una ferrata con lo speaker così agganciato. Figata, no? No, non lo fate, godetevi la natura quando siete in giro. È passato un quarto d'ora preciso adesso. Andiamo a vedere quanto questi bei pannellini solari hanno caricato. Prendiamo il telefono, stacchiamo. E adesso siamo al 24%. Comunque potete vedere come in un quarto d'ora, con 3G acceso, Bluetooth, probabilmente ho lasciato anche il wifi acceso, anche il GPS, cioè ho lasciato di tutto acceso, ha fatto un 6% in un quarto d'ora, che tradotto in mezz'ora diventa 12%, e in un'ora quanto diventa? 24%. Perfetto ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Vi ho voluto far vedere un po' una carrellata di accessori secondo me molto utili, che vale la pena prendere. Power bank, tutti quanti volete un power bank. Ho fatto un video dove ho detto 33 volte power bank. Se non ce l'avete ancora, power bank, compratene uno. Questo qui è un'ottima offerta, 16.000 mAh. Pannellino solare che è veramente una chicca, magari per quelli di voi che viaggiano un pochettino di più, viaggi in macchina, backpacking con lo zaino in montagna, se pianificate di fare cose abbastanza lunghe, un bel pannellino solare come questo è veramente il top. E infine, se volete fare i tamarri anche, diciamo, in giro, volete fare i tamarri mobile, sicuramente gli speaker del vostro telefono non possono bastare. Un bello speakerino economico, resistente come questo qui fa al caso vostro. Qui è sempre Luca, Pro Therapy, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!